Cecilia Rodriguez Pentita Dia Verlaiato Francisco Pergajo. La Bella Argentina Hadir Sente Sognato Il Suo Ex, Cesia Uriao Rimpianto della Storia Così Tristemente Finita. Non è grave più una novità che Cecilia Rodriguez abbia lanciato ufficialmente Francisco Monte per iniziare un'avventura amorosa con il Gazio Mose, video, concorrente assieme a lei del grande fratello VIP. La Bella Argentina, tuttavia, ha di recente sognato il suo ex. Sono solo i sensi di colpa la causa o forse il suo inconscio cerca di farla tornare su sui suoi passi? Cecilia ha raccontato che nel suo sogno si trova a scena assieme a Francisco Monte. D'un tratto, però, deve andare via con Gazio Moser. La ragazza si trova così in difficoltà, lanciare il porto sicuro rappresentato di a Francisco. Per gettarsi nel mare di passione scaturito dal fascino di Gazio? Celta difficile per la Bella Argentina che, alla fine, sente di dover seguire Gazio, nonostante con Francisco si trovi bene. A un certo punto del sogno, la ragazza si trova a dover attraversare un lano e buio corridoio. Zo rappresenta forse il prezzo di a pagare per aver lanciato il setto per l'inserto. L'unica cosa che resta di a fare alla Giovanna Rodriguez è grave attraversare quel corridoio, dal quale ne esse sana e salva, ritrovando la luce. La luce rappresenta forse il fuoco di una nuova passione? Se grave così, si tratta di un amore destinato a tardare nel tempo o di una fiammella che primo o vai si spegnerà, lando la nuovamente nel buio? Questo non si è grave dato saperlo, sappiamo però che il sogno termina con Cecilia che esce dall'oscuro corridoio? Come Cecilia ha interpretato il suo sogno? Dietro un sogno si possono nascondere molteplici interpretazioni, sta tutto nella psiche dell'individuo. Come ha interpretato il suo sogno la Bella Argentina? Forse è grave un reaal rimpianto per aver fatto va persi una storia d'amore durata 4 anni? O forse sono semplici sensi di colpa che soltanto il tempo potrà attenuare? La Giovanna Rodriguez sembra tenere di più verso quest'ultima interpretazione. Lei ammette di essere stata bene con Francisco, ma non si pente minimamente di aver seguito l'istinto che l'ha condotta tra le braccia della nuova fiamma? La fratre versato il lano e buio corridoio del suo sogno e aver ritrovato la luce, la rassicura, portando la a pensare che rappresenti una sorta di lieto fine, forse la confermatie il sentimento che la lega ai Gazio non sia passeggero. Per i rimpianti non si posto. Cecilia ha confidato del suo sogno ai Gazio, ma ciò non li ha divisi. Quest'ultimo sembra intenzionato a continuare la sua relazione con la Bella Argentina, facendosi pure promettere che se quasi assidubio dovesse nascere in lei, spingendola a mettere in discussione il loro amore, lui dovrà essere il primo a saperlo. Al momento la loro storia prosegue senza nessun intoppo e, dopo aver raccontato del suo sogno et essersi sfogata, Cecilia trova subito di letto tra le braccia di Gazio. Ancora una volta, i due cercano di sfuggire agli occhi indiscreti del grande fratello, arrivando a nascondersi persino nell'armadio, video. All'interno di quello spazio agosto, tra i baci e le tenere dei due innamorati, non sembrano trovare posto i rimpianti.